picchiava la madre, arrestato 32enne. Rapina aggravata e lesioni personali volontarie, 20enne in carcere. Le pietre e le stelle, magico appuntamento questa sera a Giugianello. Coppa Italia, il Lecce perde e va fuori. Buongiorno e ben ritrovati con TG News 24. Apriamo con la cronaca. Gravi le accuse nei confronti di un uomo di 32 anni, picchiava e maltrattava la madre ed è finito in carcere il servizio. Maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, minacce e ingiurie. Questi i reati per i quali è stato arrestato un 32enne di Galatina. Prima una telefonata, giunta nel tardo pomeriggio di ieri al 112, da parte della madre dell'uomo, la quale, ormai stanca di subire, ha chiesto ai militari di intervenire in quanto il figlio la stava picchiando, e subito dopo l'arrivo dei carabinieri della locale stazione. Il racconto della donna era veritiero, una storia di maltrattamenti che andava infatti avanti da mesi e che ieri sera finalmente si è conclusa con l'arresto del figlio, che per futili motivi scatenava la sua ira sulla madre con la quale conviveva. La donna, dopo l'intervento dei militari, è stata accompagnata presso il locale ospedale civile, dove i medici di turno le hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. Per il 32enne invece si sono aperte le porte del carcere Borgo San Nicola di Lecce. Ancora una storia di violenza tra conoscenti. La vittima, accusata di aver perpetrato un furto, nega e viene picchiata a sangue dall'amico. Per un 20enne si sono aperte le porte del carcere, i particolari nel servizio. È stato arrestato per rapina aggravata e lesioni personali volontarie Giorgio De Matteis, 20enne di Taviano. L'operazione di arresto è avvenuta nella serata di ieri ad opera dei carabinieri della locale stazione. Il ragazzo nel pomeriggio ha invitato un giovane conoscente a salire a bordo della propria autovettura con la scusa di voler fare un giro tra le spiagge del Salento. Nel corso della conversazione il 20enne avrebbe fatto riferimento ad un particolare episodio legato al furto avvenuto nella sua abitazione, accusando il conoscente di esserne stato l'autore. Alle accuse mosse lì il giovane ha cercato in tutti i modi di giustificarsi, riferendo di essere completamente estraneo alla vicenda. Improvvisamente il De Matteis ha perso il controllo e ha iniziato ad inveirgli contro, per poi passare all'azione, ricorrendo a violenza fisica nei confronti della povera vittima, costretta a subire calci e pugni e a consegnare, sempre sotto violenza, il proprio portafogli, i vari bracciali, il telefono cellulare e le chiavi di casa. Il ventenne si è poi allontanato a bordo della sua auto, lasciando il conoscente riverso per strada sanguinante nei pressi di Alezio. I militari della stazione di Taviano, informati dell'accaduto dal malcapitato, hanno avviato le indagini volte alla ricerca di De Matteis, rintracciato e fermato in serata in località Marina di Mancaversa e poi condotto in carcere. Alla giovane vittima, visitata dai sanitari, sono state riscontrate contusioni multiple ed una sospetta frattura. Voltiamo pagina, le pietre e le stelle, architetture letterarie tra i megaliti del Salento. Stasera alle ore 19 prenderà il via il magico appuntamento a Giugianello in una suggestiva location. Vediamo. Le pietre parlano, basta sedersi all'ombra di un ulivo secolare, dei muri a secco, degli antichi ruderi, tendere l'orecchio e ascoltare. Storie antiche che raccontano di capricciosi dei e di fate, di streghe e folletti, di principesse e furesi, in un miscuglio di magia, amore e follia, tra canti propiziatori ed incantesimi. Il Salento è una terra museo, ricca di dolmen e menhir, di pietre che ancora mormorano preghiere. E proprio tra le ricchezze culturali e paesaggistiche della fascia adriatica spicca l'area megalitica della Serra di Giugianello. I massi della Vecchia e le pietre di Ercole non sono solo un cumulo di pietre, ma architettura letteraria, una sentinella della campagna, una traccia dell'anima umana di questa terra, scrigno di misteri non ancora svelati. È un sito di un certo interesse archeologico, storico e ambientale, si riferisce all'interesse neolitico e abbiamo trovato parecchi reperti archeologici risalenti a questo periodo particolare della preistoria salentina, ma tutto intorno ci sono i cosiddetti massi della Vecchia, che poi sono le emergenze culturali di una certa importanza, che è legata al mito di Ercole, alla fata e alla striara, che è legata proprio alla moglie dell'Unanni Orco, che è quello, l'omone che si mangiava i bambini cattivi. Noi siamo molto determinati a questa valorizzazione del territorio, ma è legata anche, fra poco avrà una risultanza molto interessante, il nostro obiettivo per avviare il recupero della cosiddetta grotta della Madonna delle Serre, che poi nel lontano 1971 fu scoperta e furono scoperti sette vasi neolitici, che poi purtroppo è rimasta nell'oblio. Il Centro di Ricerca Ambientale e Sociale di Giugianello e l'Ensemble Tito Schipa, con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura della provincia di Lecce, hanno avuto l'idea di dar vita ad un evento di spettacolo e di confronto pubblico nella serata di oggi, lunedì 22 agosto, sulla collina delle ninfe e dei fanciulli lungo la provinciale Giugianello Palmariggi, in uno spazio fortemente suggestivo ed evocativo. Le pietre e le stelle, architetture letterarie tra i megaliti del Salento, racchiude un ricco programma fatto di musica, poesia, lettura dei corpi celesti.
celesti. Sul far della sera, quando le prime ombre del crepuscolo si stendono sull'assolato uliveto che cinge l'area, gruppi di persone, giovani, turisti, operatori culturali, rappresentanti delle istituzioni e operatori dell'informazione si ritroveranno per partecipare ad un incontro e dibattito sul tema della salvaguardia del paesaggio e della contemplazione estetica. Successivamente, seguendo un percorso incorniciato e ricamato dal fuoco di fiaccole accese e da luci soffuse, potranno seguire un itinerario di degustazione di prodotti enogastronomici messi a disposizione da alcune aziende del posto e apprezzare la musica di maestri concertatori che suoneranno muovendosi tra le pietre dell'area megalitica. È un'iniziativa importante, noi ci stiamo preparando per dare una mano nel senso degustativo del termine, faremo degli ortaggi alla maniera tarentina di fondo e poi ci saranno dei formaggi tipici locali offerti da una ditta molto importante che si chiama Foscarini, poi ci saranno degli altri prodotti. La serata si consumerà fino a tardi, con la possibilità di ammirare il cielo stellato di una notte senza luna, in un luogo di grande impatto energetico, collegato magicamente con antiche sapienze astronomiche, per cogliere messaggi dal cielo che solo i megaliti possono decodificare. Ed ora una breve pausa pubblicitaria. Bartoni, cucine e living. Distinguersi con stile scegliendo la qualità del Made in Italy al miglior prezzo. Cucine Aria Giorno, Statale 101 Lecce Gallipoli, zona industriale Lequile. Telefono 0832 26 30 35. Bartoni, cucine e living. Il Made in Italy al prezzo migliore. Concludiamo come sempre con lo sport. Crotone Corzaro al Via del Mare, impacciati ed invogliati i salentini. Poca considerazione per la Coppa o limiti di gioco? Dopo 90 minuti si conta un solo tiro in porta. Infortuni per Carrozzieri e Ferrario. Vediamo il servizio. Con un gol per tempo, prima di Diuric e poi di Ciano, ieri sera il Crotone ha affossato il Lecce gettandolo fuori dalla Coppa Italia. Non si possono nascondere i mugugni e i malumori serpeggiati tra i tifosi che mestamente abbandonavano il Via del Mare. Ma non si può nascondere nemmeno il disappunto della società, anche per gli infortuni di Carrozzieri e Ferrario. Già, perché il Lecce ieri sera, oltre al match, ha perso anche la coppia centrale difensiva titolare. E adesso ci si preoccupa della formazione che potrà scendere a San Siro domenica prossima per la prima di campionato. Troppo brutti i giallorossi per essere veri, molto più probabilmente una partita presa sotto gamba, giocata perché non si poteva non giocare, ma con la testa già a Milano. Sembrano quasi svogliati i giallorossi, come in tante altre occasioni, apparso alla prima partita del trofeo nazionale. E il Lecce che si è visto nell'amichevole infrasettimanale di maglie, quello che scende in campo contro i calabresi del Crotone. Giulio Cesare in porta, difesa a 4, Tomovic, Carrozzieri, Ferrario e Mesbà. Centrocampo con tre guastatori, Strasser, Obodo e Giacomazzi, più i piedi buoni di Piatti che dovrebbero servire Corvi e Di Michele, meno brillanti del solito. La squadra è però imballata e non riesce a fare gioco. Poi il brutto infortunio di Carrozzieri che comporta l'ingresso di Brivio e lo spostamento al centro di Tomovic. Il Crotone approfitta dello sbandamento per passare in vantaggio. Imparabile per il pur bravo Giulio Sergio il colpo di testa di Diuric su assist di Di Giorgio. Quando l'arbitro fischia la fine della prima frazione sono anche i fischi dei tifosi ad accompagnare i giocatori giallorossi nel sottopassaggio. Si spera in un secondo tempo migliore, invece la seconda frazione si apre con l'incertezza di Giulio Sergio sul tiro dalla distanza di Ciano. 2-0 per il Crotone, non solo, altro infortunio per il centrale leccese Ferrario. Brutta tegola per la difesa in vista della prima di campionato di domenica prossima a Milano con l'Inter di Gasperini. Di Francesco gioca il tutto per tutto e sostituisce il centrale con la punta più prolifica dell'estate di precampionato, Ofere. Ma ieri sera anche lui ha tradito le aspettative, evidentemente non era serata per nessuno. Intanto il direttore generale Renato Cipollini annuncia nuovi acquisti. Era il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito e a domani.